Ah, finalmente possiamo iniziare l'aggiornamento della scrivania. Oggi è una data epocale, infatti posso finalmente buttare via questo vecchio monitor del 2010. Per fare spazio a questo LG VK600 21 noni da 240 euro. Ma prima di affrettarci a conclusioni affrettate, direi di passare all'unboxing. Prima cosa che vediamo, caricatore, cavetto HDMI piccolo, CD 2005 style, istruzioni, ma apriamo dopo, e altro supporto credo per la base. Direi che qui abbiamo finito tutto il contenuto visibile, e signori, altro imballaggio. Ah no, c'erano anche delle vite. Oh, ma che roba mostruosa! Mettiamolo qua sopra velocemente che sento già la rottura imminente. Ottimo, ho messo il triplo nastro di scotch. Ok. E per il resto viene via facilmente, ecco. Quindi questo qua è lo stand. Questo qua è l'attacchino. Tada! Che si può montare sullo stand, immagino. Comunque volevo farvi troppo notare quanto questo suono sembri quando ricarichi tipo un'arma su Counter-Strike o roba così. Pazzesco! E qua c'è una vite che va, immagino, avvitata. Facilissimo da montare, siamo a posto. Spero di farcela. Adesso mettiamo le nostre viti. Mi serve il caccia, sì. Giusto, sì. Bisogna metterlo così. E bam! Montato. Sapevo si potesse regolare. Le istruzioni forse avevano senso. Ho trovato una soluzione. Bastava inclinarlo un po' e si inclina. Quindi direi di passare direttamente al montaggio sul computer. Oh! Oh! Pazzesco! Che roba! Cosa me ne faccio di tutto sto schermo? Ma che figata! Che figata! Perché ho preso questo monitor LG VK600 al posto di questo bellissimo monitor qua? Il fattore principale è per una riproduzione colore più accurata. Adesso in modalità HDR, perché ce l'ha per editare le foto, userei, grazie a questo menu super intuitivo, la modalità foto. E quindi riuscirei ad editare le foto in un modo fedele. Perché sull'altro vecchio mio amico monitor cosa succedevo? Editavo le foto, li guardavo dal telefono, le copertine video, ed erano assolutamente diverse. Dovevo tirare ad indovinare. Invece con questo non sarà più così. Inoltre direi che è scontato, è 6 volte più grande rispetto al vecchio. Quello lì era 23 pollici o 24, non mi ricordo mai qual è lo standard con quella dimensione lì. E questo qua è 29 pollici. Inoltre ha delle casse integrate che non fanno schifo in confronto al vecchio. Ecco un piccolo test. Non ho niente da dire, pazzesco. Inoltre la base non è terribilmente ingombrante, qua ce la posso mettere la roba, se voglio metterci una piccola cassa Bluetooth, ci sta alla grande. La dimensione è proprio al centimetro, per farvi capire non ci passa il dito qua, e niente, pazzesco. Questo è il menu del vecchio monitor, ben 5 tasti per regolare tutto quanto, più uno di accensione e spegnimento. Invece, poi c'è questo menu qua sotto che è super intuitivo e fighissimo. Posso scegliere e decidere tutto con questo piccolo controller che c'è sotto. Poi non è tanto, però questo monitor qua è 75 Hz, invece quell'altro è 60. Il numero di Hz è il numero di volte cui l'immagine cambia in un secondo, quindi 60 contro 75 non cambia tanto, però un pochino lo è, diciamo. Ovviamente non sta a 75 Hz fissi, solo quando lo richiede, tipo quando scrolli tanto, eccetera. Inoltre c'è un supporto pazzesco che non ho chiesto, però sono assolutamente contento, che si chiama HDR10, che è uno standard che viene utilizzato dalla maggior parte dei monitor super fighi, che consiste principalmente in prendere due immagini, questa è un'immagine senza HDR, questa è un'immagine senza HDR, boom, e questa è un'immagine con l'HDR. Ci sono certi videogiochi, certi software che ti permettono di utilizzarli, ad esempio Battlefield ti permette di utilizzarlo, per fare un esempio, oppure YouTube, se c'è un video HDR, switcha direttamente nella modalità HDR. E quindi pazzesco, inoltre per il prezzo che è attualmente 240 euro,
mi sembra veramente pazzesco. Io veramente sono stupito. Credo sia assolutamente il migliore 21 che si possa prendere a questa fascia di prezzo. Ha senso avere un monitor così grande? Beh, prima di tutto ho imparato ad utilizzare il programmino integrato che ti viene dato con l'installazione e ti permette di dividere lo schermo in modi più utili. Infatti ti permette di magari dividerlo in 4, dividerlo orizzontalmente. Ci sono tantissimi modi per dividerlo ed è molto carino. L'unico fatto è che una volta che hai diviso, lui poi te le ridimensiona a grandezza normale. Ovviamente puoi cambiare la configurazione e decidere di rimetterlo a zero e quindi cambiarle te manualmente. Però boh, se riuscissero a farlo col programmino direttamente dall'inizio, senza dover disattivare e riattivare, sarebbe carino. Però molto comodo ed utile, veramente sia molto più produttivi. Esempi studio di questa cosa li vediamo con: prima di tutto quando gioco a Minecraft, non so perché l'altro giorno appena avevo installato il monitor mi aveva dato dell'input lag, ma ora ho giocato per mezz'ora a Minecraft così e non ce n'è stato neanche per un secondo, quindi boh, probabilmente sono handicappato. Comunque il fatto sta che oggi funziona benissimo e con un monitor così grande puoi far andare Minecraft da una parte, cosa cui ho fatto io, e poi in più decidere di farti andare un video in background e magari guardartelo su questa sezione dello schermo. Io l'avevo fatto per un sacco di tempo questa cosa di guardare video in background, solamente che non li guardavo, li ascoltavo e basta, e niente, è un'aggiunta in più veramente figa. Inoltre poi ad esempio se fai matematica, io ad esempio oggi ho fatto i compiti di matematica su sto schermo così grande, puoi fare una parte calcolatrice, parte centrale, compiti di matematica, altra parte formula risolutiva oppure ricerchi le cose. E niente, è pazzesco, cioè uno schermo così organizzato mai visto. Inoltre mi sembra inutile dire che Premiere con la sua barra di editing, il mio programma che utilizzo per editare video, è una roba pazzesca. Con sta barra lunghissima posso permettermi di guardare l'audio non a dimensione minima la barra e quindi avere una visione più accurata e riuscire ad editarlo meno ad occhio e più a barra dell'audio, che si va veramente molto più spediti così. Inoltre ho notato che è terribilmente più bello a livello di colore, ma più brutto a livello di fedeltà, la modalità HDR. È un po' come mangiare un McBurger cheese bacon e qualcosa, che ci mettono tutte le salse, tutta la carne schifosa e tutto quanto, però poi ci mettono le salse magiche che lo rendono bello e gustoso al palato. Però alla fine, quando lo mangi, dici buono buono, però il sapore è dato da il calore, lo zucchero, i quintali di zucchero, non c'è niente di carne, nient'altro. Bene, diciamo che la modalità HDR è un po' così. No, poi ovviamente tutte le questioni sull'HDR e processo dell'immagine non posso darvi un'opinione perché è troppo poco cui lo sto utilizzando, però credo ovviamente che dato che c'è questo standard qua qualificato, non è che possa dire tanto, c'è lo standard, quindi pazzesco. Poi su un monitor così economico non lo trovi da nessuna parte, ecco. E che discorso era? Che mi sei dimenticato? Poi un'altra cosa a cui non avevo dato, anzi non do assolutamente nessun peso, il fatto che i bordi siano esistenti. Uno dice voglio mezzo millimetro di bordo, no, ci sarà un centimetro di bordo, però va bene, nel senso chi se ne frega anche questo, cioè hai uno schermo pazzescamente enorme, i bordi non sono essenziali. Effettivamente però se voglio montare una webcam state attenti che la vostra scrivania non abbia tipo un mobile qua sopra, perché io non posso attaccarla proprio fisicamente, devo attaccarla qua spostata di lato. Lo farò, non lo farò, ditemelo in un sondaggio, altrimenti non lo so, probabilmente non lo farò, però vedremo. Se avete qualche bel wallpaper da consigliare, lasciatelo benissimo nei commenti, sarebbero ben accolti. Dato che io sul telefono conosco Abstract come applicazione per trovare wallpaper fantastici, però su computer non ne conosco di siti del genere, soprattutto per un monitor 21, quindi se ce l'avete, pazzesco. Che dire, sono assolutamente soddisfatto di aver cambiato questo tanfanaio. Ha ragione il Marco del passato. Spero che questo video ti sia piaciuto, se è così lasciami un bellissimo like e se vuoi c'è il link in descrizione con il quale puoi prendere questo monitor. Ovviamente te lo dico perché non posso dire certe cose perché altrimenti la politica di Amazon mi bana l'account, l'ho scoperto, ci farò un video breve. E ci si vede dopodomani con un nuovo video, non so fisicamente se riesco dopodomani perché ho veramente tanti compiti, comunque ve lo dico nelle schede della community oppure su Instagram oppure su Telegram, comunque spero di riuscirci anche se non credo. Ci si vede, speriamo dopodomani con un nuovo video e ciao! Volevo per una buona copertina, ok? Ma penso troppo a sto coso. Quindi direi di passare direttamente al montaggio sul computer. Sembrava di aver detto una s***a, però ha senso. Dissi di m***a.
Jackie, vieni un po' qua. Guarda. Pazzesco. Fucking fuck. Il telecamera sta ancora registrando?